Valentino. Dimmi. Nella latrina di Piazza Moro, che oggi ce la stiamo facendo in lungo e largo, è in lungo e largo, nella quale stiamo sguazzando. Ma del resto come fai a non raccontare ciò che vediamo qui, nel disinteresse generale? Certo. Incontriamo un nostro amico, Leonardo. È vero, Leonardo? Giusto. Come ti va? Bene, adesso si va avanti. Si va avanti. Ora, tu ci avevi detto che dopo le feste, che non sono ancora del tutto finite, ti saresti fatto in quattro per andare in una comunità. È ancora questa la tua determinazione? Sì, perché ho deciso io. Da solo, nel senso, perché non è che non ce la faccio più, perché voglio cambiare io e voglio cambiare la mia vita in meglio. Voglio anche cambiare, perché ricordiamo, hai il piccolo che ti è nato da poco, lo hai visto per questo Natale? Per sì, questo... l'ho visto per questo Natale, l'ho visto prima di Capodanno e sono stato molto molto felice. E... Il tuo sorriso non mente, te lo posso dire, traspare in tutta la sua felicità, no? Sì. Sì, perché alla fine i bambini cambiano, cambiano la vita e spero di farmela cambiare in meglio, soprattutto per me stesso, perché alla fine non sono un ragazzo non per bene. Sono lo abbiamo testimoniato tra tutti quelli che abbiamo incontrato, mio caro Leonardo, sei quello che più di tutti è riuscito ad intavolare un rapporto e a raccontarci la sua storia in un certo modo. Ma sì, perché aver vergogna non si va da nessuna parte, invece se trovi la persona giusta per cui fare del bene e ricevere del bene, io sarei anche disposto a raccontare tutto, non ho anche problemi. Per il tuo figlio, voglio dire, questo è fondamentale. Alla fine sette mesi ha fatto Natale. Per lui, no? Sette mesi ha fatto Natale. Sette mesi l'ha fatto Natale, ma vengono i controlli? Loro. Lo so. Ma loro a me non mi dicono più niente. Non ti dicono più niente. Non che adesso dovete dirglielo, attenzione, nel senso che però hanno compreso un po' loro la scuola. Dicono basta che non chiedete. Ok, se basta uno che volontariamente vi vede, ve l'allunga e va bene. Io non dico, noi non diciamo niente, perché alla fine voi non state chiedendo. Alla fine... C'è qualcuno dei tuoi colleghi che dà addosso non uno dei in maniera pesante? Sono i ragazzi di colore che sono... Agguerriti. Sappiamo che qualche volta fanno anche dei danni quando non oltre le liti non ne parliamo. Proprio l'altro giorno si sono accoltellati un georgiano e un originario del Marocco. Meno male com'è andata lì su 12. Vabbè, hai già preso contatti con l'assistente sociale? No, io adesso entro il 5 perché adesso è chiuso. Entro il 5 devo andare. Vediamo se o prima delle feste o dopo le feste. Riusciamo a fare questo grande passo, anche perché tu sei ancora per strada. Sì. Nel frattempo sei per strada. Sì, purtroppo sì. Purtroppo alla fine un po' l'ho cercata io, un po' sono state anche le cose dietro di me, però alla fine adesso... Cioè sei determinato a fare il tuo percorso. Per forza, non per forza, perché alla fine o vuoi cambiare... Perché in strada dipende non cambia. Solo da te. No, in cambio. Ecco, hai detto una verità sacrosanta. Per strada non si cambia non un si cazzo. Cambia. Cioè, neanche se vuoi te. Neanche se lo vuoi te, non ce la fai. Non ce la fai perché alla fine sei perennemente in strada. Stai 24 ore su 24 in strada, è quella la strada. Con le tue tentazioni, con i vecchi amici, con le situazioni che ti mettono davanti, no? Cioè, l'unica cosa di che avere non una mi manca da mangiare. È quello, è già importante. L'unica cosa che non mi manca da mangiare, perché faccio 2-3 euro e vado a mangiare, se do la verità adesso. Non anche come se prima. Si può contare comunque su alle mense, grazie a Dio a Bari questa cosa non manca. Alle mense vado, quella di... ai cappuccini, vado a tutti. Alla fine qualche volta vengono anche qui alcuni che mi conoscono e li tieni Leo. E io ci rimango, perché alla fine non è da tutti. Anche perché se tutti sanno che non rompi le palle a nessuno, è chiaro che poi uno si propone anche in maniera più tranquilla nei tuoi confronti. Questo è quello che è capitato anche a noi, lo diciamo tranquillamente. È bello quando condividi una storia, condividi una vita e questa vita può essere d'aiuto a qualcuno, perché l'abbiamo detto, dalla droga se non vuoi uscirtene perché vuoi farlo, per qualcuno, per te stesso, non ne viene fuori. Non ce la farai mai. Cos'hai regalato al piccolo? Abbiamo fatto un completino. Ah. Poi abbiamo preso un po' delle pappe, le cose necessarie. Ah, perché a Natale ha ricevuto tantissimi regali da tutti. Quindi, almeno l'amore di chi li sta accanto non gli manca, no. Questo è fondamentale. No. Sappiamo anche che con la mamma, con la tua compagna,
le cose vanno in un certo modo, con la suocera sei riuscito a... Piano piano. Prima che andrò in comunità devo parlare, però. Voglio parlare. Vuoi non lasciarti niente detto alle spalle? Bravo, non voglio lasciare niente per strada. Beh, Leonà, mi raccomando, tutto, in bocca al lupo, eh? Grazie di mille. In bocca al lupo. Certo. E facci sapere. Certo, prima della comunità passate di qua, nel senso prima del 10, dell'11, provate a passare di qua e vi posso anche aggiornare se... Come no, cioè, ci fa piacere perché se questo... Se è andato a buon porto, tanto la messa in sociale hanno detto che è vicino a via Sparano. Ok. Dove c'è la sì, la piazza Chiurlì. Piazza Chiurlì. Piazza Chiurlì. Mi hanno detto vieni di là e vediamo chi è il tuo. Vai, perché se c'è la volontà tua, sicuramente si trova un modo per dare una mano. Ma quella deve essere determinata. Basta che io dico vorrei andare in comunità, loro subito. Immediatamente si attiva. Perché cosa? Io glielo dico, non ho problemi. Come ho fatto la prima farò questo. Però adesso con un'altra testa, perché prima avevo... Perché il bambino ti ha cambiato radicalmente. Sì, perché... Forse è stato un segno. Al bambino serve la figura del padre, appunto. Se lo faccio adesso è meglio, ma se lo faccio, io dico, se lo faccio un anno, quando farà un anno, due anni, non serve a niente. O lo fai adesso o non lo farei più. Deve veder crescere un padre sano, lucido e pulito. Giusto, vabbè, allora in bocca al lupo. Grazie mille. Per ora e solo per ora, da Piazza Moro è quasi tutto, perché sentiremo quale sarà il futuro di Leonardo. Grazie Leo, un abbraccio.